Comune litoraneo della provincia di Cosenza, Villapiana si erge su un dolce colle, sulla riva sinistra del torrente Satanasso. Dal borgo antico la vista spazia su Villapiana Lido e Villapiana Scaro e sulle belle spiagge, facilmente accessibili e ben servite, che per il quinto anno consecutivo si fregiano della bandiera blu. Villapiana è una piccola comunità di 5.500 abitanti, una cittadina che sta sullo Ionio, esattamente collocata tra Sibari, che tutti conoscono, e Trebisacce. Una cittadina ridente, bella, accogliente, una realtà nella quale non soltanto si vive bene, evidentemente, questo lo deduco e posso affermarlo perché da almeno 15 anni, a fare epoca da circa 15 anni, Villapiana è tra le realtà territoriali di questo ambito che registra il più alto tasso di crescita demografica. Così la descrive nel 1525 il bolognese Leandro Alberti. A quel castello, ameno e dilettevole paese, pieno di olivi, cedri, limoni, aranci ed altri fruttiferi alberi, onde intorno a quello, da ogni lato, si rappresentano vaghi e ornati giardini che danno gran piacere agli riguardanti. Un'istantanea che oggi, con altre parole, ritrae la fisionomia di una località composta di due anime, una splendida costa e il borgo antico, degno del miglior turismo culturale. Questo nostro comprensorio dell'Alto Ionio è una derivazione della vecchia Sibaritide, ma che presenta e possiede tanti siti anche di valore archeologico, storico. Basti pensare Sibari, che a due passi da noi, Broglio a Trebisacce, Cerchiara, Francavilla, cioè è una realtà territoriale che merita di essere sempre più attrezzata e servita perché ormai è divenuta meta importante del turismo nazionale sicuramente e anche internazionale in parte. La città, nota come Leutermia ai tempi della Magna Grecia, conservò questo nome sino al IX secolo. Distrutta dai Saraceni, venne ricostruita ex novo. All'inizio dell'anno 1000 si trasferisce questa zona, che probabilmente era una delle colonie greche di Sibere, Leutermia, si trasferisce all'attuale centro che si chiama Casal Nuovo, fino poi a cambiare nome nel 1863, da Casolano si chiamerà Villapiana, in onore della Madonna del Piano. Testimonianza principale del fasto originario è un antico e massiccio torrione di avvistamento. Ciò che resta del castello dove dimorarono i feudatari che si succedettero nel controllo del territorio. Il castello è già presente nel 1100, appartiene ai Sanseverini, è un perimetro molto ampio perché abbraccia non solo Piazza Dante, ma addirittura anche la stessa chiesa madre, che è stata costruita sulle fondamenta del castello, e poi la cosiddetta abitazione dell'americano, in stile Liberty del 1910, che insiste proprio sulle origini del castello. Tra le bellezze monumentali del centro storico spiccano i palazzi gentilizi e i tanti luoghi di culto. Tra questi, la chiesa di Santa Maria del Piano è uno dei più significativi.
È una chiesa che inizialmente è romanica, poi nel 1600 verrà trasformata in barocco. È una chiesa, diciamo, asimmetrica, nel senso che inizialmente c'erano delle cappelle di origine bizantina. Basta dire che quella zona dove è prospiciente la chiesa si chiama in Betallarma, Armon in greco significa fenditura. Infatti c'erano dei cenobi di questi monaci greci, e di fatto ancora esiste una cupola bizantina che è stata inglobata nella chiesa. Il campanile, asimmetrico rispetto alla struttura del plesso sacro, era in origine una torre del castello. La chiesa custodisce, oltre alla statua lignea di Santa Maria del Piano, un olio su tavola attribuito a Pietro Negroni. Due i conventi storici: il convento di San Francesco, di cui rimangono i maestosi ruderi, e il convento di Sant'Antonio, che conserva il portale d'ingresso sovrastato dallo stemma della famiglia Pignatelli, ultimi feudatari di Villa Piana. Posta su una loggia naturale e cinta da una caratteristica ringhiera in muratura, la chiesa del Santissimo Rosario custodisce una statua di Santa Lucia, molto venerata in paese. Se il borgo si arrocca lungo la collina, l'agevole discesa verso il litorale ci conduce alla scoperta degli avamposti difensivi militari. La torre saracena è l'ultima memoria del terrore, rappresentato dai razziatori provenienti dal mare. Oggi il litorale è meta di divertimento e svago. Il periodo più bello di Villa Piana a livello sia economico sia a livello di sociale è negli anni 50, quando c'è lo sviluppo a Villa Piana Lido per la costruzione, questa che è diventata un po', viene chiamata la Rimini del Sud. Dagli anni 70 gli stabilimenti balneari di Villa Piana Lido e Villa Piana Scalo sono la destinazione estiva di migliaia di turisti. Noi abbiamo oltre 32 stazioni di concessioni demaniali con servizi, abbiamo qualcosa come 7-8 chioschi di servizio sempre sulla costa, quindi in zona demaniale. Abbiamo una tradizione di ospitalità turistica che negli anni 70 è partita per l'accoglienza di una massa di turisti a livello provinciale, quindi la popolazione turistica provinciale si riversava quasi interamente su Villa Piana, denominata all'epoca 114, perché trae la denominazione dal numero dei caselli delle ferrovie dello Stato. Oggi i visitatori provengono da tutta Europa, attratti dalla qualità dei servizi, dalla bellezza dei paesaggi e dalla pulizia delle acque. Villa Piana dispone di un'ampia offerta turistica composta da villaggi turistici, resort per famiglie, hotel, B&B, agriturismi, case per vacanze e tante seconde case, dove i turisti possono veramente svolgere, passare delle vacanze in piena serenità, in pieno relax. Le presenze si attestano nel periodo, nell'alta stagione, intorno a 30.000 presenze. Come posti letto siamo intorno ai 3.000 posti letto, oltre le seconde case. Il contesto ambientale, privo di asperità, facilita l'esperienza immersiva nella natura. Villa Piana ha 9 km di costa con un litorale abbastanza variegato tra sabbia sottile, ghiaia e pietre, fondali diversi, ed è meta turistica scelta da numerose famiglie proprio perché soddisfa questo tipo di esigenza. Oltre all'offerta più prettamente balneare, Villa Piana offre un ricco ventaglio di opportunità sportive. La nostra spiaggia è costeggiata da una lussureggiante pineta dove si può svolgere un'attività en plein air. Tale attività possa essere anche svolta nelle colline circostanti, quindi nei sentieri che sono facilmente accessibili e percorribili, e poi nelle varie piste ciclabili, perché abbiamo nel nostro territorio diverse piste ciclabili dove si può fare attività di bike.
L'offerta sportiva di questo territorio è molto variegata. Di recente abbiamo puntato anche sulla costruzione di un campo di padel, sport di tendenza del momento, ma non è solo questa. All'interno delle tre frazioni abbiamo tre campi da calcetto e un campo da tennis che è frequentato da molti sportivi. All'interno del centro polivalente di Villa Piana è possibile fruire di una piscina comunale, sempre nell'ottica di un'ecosostenibilità ambientale. Abbiamo installato delle bici elettriche proprio per fare una passeggiata all'interno del territorio comunale, con uno sguardo rivolto anche alle persone che hanno una ridotta capacità di deambulazione. Non solo, nei punti Bandiera Blu ha preso vita il progetto Spiagge senza barriere. Qui gli arenili sono accessibili a tutti, con servizi rivolti alle persone diversamente abili. Il progetto Zero Barriere del Comune di Villa Piana è un ampliamento di un progetto già iniziato nel 2019, Un Mare per Tutti, che vede la possibilità di fruire gratuitamente di un'area libera e accessibile alle persone diversamente abili. Nell'ambito di questo progetto il Comune di Villa Piana ha realizzato un gazebo interamente in legno con annesso spogliatoio fruibile alle persone diversamente abili. A questo gazebo si accede dal lungomare di Villa Piana attraverso una passerella che giunge direttamente alla battigia. In prossimità del lungomare vi sono dei parcheggi riservati alle persone diversamente abili, ci sono i servizi minimi, quindi i servizi igienici, le docce, tutte completamente accessibili alle persone diversamente abili. Arrivati in questo gazebo, l'utente trova un servizio di assistenza bagnanti e delle sedie job, sedie che sono dotate di un'imbracatura particolare che consentono alle persone diversamente abili di giungere direttamente in acqua in tutta sicurezza. Le spiagge senza barriere sono due, una in località 114 di Villa Piana Lido, l'altra in località 117 di Villa Piana Scalo, punti in cui sventola il vessillo della bandiera blu. È motivo di orgoglio per Villa Piana essere insignita della bandiera blu. Quest'anno è il quinto anno consecutivo che Villa Piana ottiene questo importante vessillo. Orgoglio per l'amministrazione comunale, per i turisti, per i cittadini e per gli operatori turistici. Essere una spiaggia bandiera blu significa avere dei requisiti indispensabili e quindi anche una sicurezza per i fruitori, per i turisti che raggiungono la nostra località. Per esempio, è imperativo che la qualità delle acque sia eccellente e noi abbiamo un monitoraggio mensile effettuato dall'ARPACAL Calabria che ci dà questo riscontro. Molte voci importanti vengono prese in considerazione al fine di conferire il riconoscimento. Ad esempio, l'attenzione agli ecosistemi marini e alla gestione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata. La BSV è una società che si occupa del quasi il 95% dei servizi del comune di Villa Piana, ma in particolare i servizi ambientali, che parte dalla raccolta differenziata, porta a porta, alla gestione dell'isola ecologica, alla pulizia della spiaggia. Noi cerchiamo di pulire la spiaggia manualmente, cerchiamo di limitare a quasi a zero l'intervento dei mezzi meccanici. Attenzioni che hanno permesso a molte specie di trovare asilo lungo queste coste, nonostante l'imponente affluenza turistica. Noi abbiamo ben 7 chilometri di costa interamente fruibili. Là dove abbiamo delle spiagge sabbiose abbiamo riscontrato la nidificazione della tartaruga Caretta Carette e da qui a circa 45 giorni aspettiamo la schiusa delle uova e quindi la nascita delle tartarughine. Evento che tra l'altro avevamo già avuto nel 2017 qui a Villa Piana Lido. Lo stile villapianese del fare turismo prevede l'organizzazione di un ricco calendario di eventi che culmina con la grande festa del 10 agosto.
La giornata inizia a levar del sole con il concerto Melodie d'Alba. Prosegue con musica in spiaggia e schiuma party, DJ set e concerti. La notte culmina con il grande appuntamento di Riflessi sullo Ionio. Sono circa 7 anni che il Comune di Villapiana si è fatto capofila in questo che è un evento che si ripete ogni 10 agosto a mezzanotte. Tutti i comuni della costa ionica che vanno da Rocca Imperiale fino a Cariati a mezzanotte in punto fanno i fuochi d'artificio. Quindi la gente si riversa sulla spiaggia e così può ammirare questo spettacolo pirotecnico che vede coinvolto tutto il golfo. Durante il resto dell'anno la Proloco si fa promotrice di tanti altri eventi di carattere ambientale e culturale. Durante il periodo di Natale noi creiamo un'area di vita a Mercatini di Natale con spettacoli per bambini, con gruppi musicali, uno street food generalizzato con prodotti del posto. Mentre per quanto riguarda la sensibilizzazione ambientale, quello che noi abbiamo fatto da 3 anni, da quando sono presidente della Proloco, è quella di valorizzare una pianta che nasce sulle sabbie della nostra Calabria, su spiagge sabbiose, ed è il giglio di mare. Noi abbiamo creato delle aree protette per proteggere questo giglio di mare e il comune si è fatto promotore insieme alla municipalizzata che ci ha permesso di individuare e delimitare queste aree e quindi noi negli anni stiamo proteggendo questa pianta che è una specie protetta e che grazie anche al nostro piccolo contributo di salvaguardia si sta riproducendo, quindi anche all'esterno di queste aree noi troviamo questa pianta che sta prolificando. Meritano una breve citazione le feste patronali, che rappresentano un importante momento identitario per tutti i villapianesi. Noi pure abbiamo tantissime feste patronali, tipo la Madonna della Pace di Villapiana Lido, la Stella Maris di Villapiana Scalo, dove pochi giorni fa abbiamo avuto un grande evento di presenza religiosa e non di laici e turisti che hanno con gioia apprezzato e seguito questo evento, che poi ovviamente si è concluso con note musicali di Bennato, Eugenio Bennato, che ha chiuso la serata dando gioia alle tante presenze. Abbiamo a Villapiana Paese, centro storico, la festa dell'Assunta del 15 di agosto, che in qualche modo chiude il ciclo delle feste patronali e religiose estive e che costituiva nel passato, nei decenni scorsi, la ragione di un ritorno a casa dei tantissimi migranti e emigrati di Villapiana che si sono recati in giro per l'Europa, in giro per il mondo, per trovare una migliore fortuna. Una terra ricca e accogliente, Villapiana, verace cuore di Calabria, vive e custodisce il suo mare e attende i visitatori in ogni periodo dell'anno. Villapiana merita ed io propongo e invito tutti a visitarci, a venire a vivere in mezzo a noi nei periodi dalla primavera all'autunno, perché la nostra estate non dura soltanto, non è soltanto da luglio ad agosto. Il nostro mare è pulitissimo, la nostra gente è ospitale, c'è una cucina che è quella calabrese che ormai si impone a livello mondiale, che quindi avranno il piacere di gustare tante altre nuove godurie. Bene, Villapiana aspetta tutti e invito la cittadinanza, gli ospiti, i turisti e quant'altri a venire a visitarci e ad esprimerci il proprio giudizio, perché nel tempo noi vogliamo migliorare e tutti quelli che verranno anche dopo di me come amministrazione comunale sono impegnati con questo tipo di impegno imperativo, categorico, unico. Vogliamo Villapiana che cresca, vogliamo una Villapiana che piaccia, una Villapiana sempre più accogliente, una Villapiana che ha diritto di esprimersi nelle sue tante bellezze territoriali, climatiche e ovviamente anche dei siti di servizio per tutti quanti. Viva Villapiana!
Thank you.